Siamo saliti proprio a bordo di un treno proiettile della famosa linea Shinkansen per vedere se sono veri i principali luoghi comuni sui treni giapponesi. Sono davvero così puntuali come dicono? E a che velocità viaggiano? E quanto costa un biglietto? Lo abbiamo fatto grazie a Tommaso di Tommaso in Giappone, che ci ha raccontato diverse curiosità sui Shinkansen e su come i giapponesi vivono il treno tutti i giorni. Carissimi, tutti in carrozza! Ciao Andrea e ciao a tutta la community Geopop, sono Tommaso in Giappone, dal Giappone. La mia esperienza con gli Shinkansen è assolutamente positiva. Assolutamente vero che i treni spaccano il secondo. Pensate che nel 2019, su base anno, quindi su circa 145.000 treni che hanno transitato nella linea Tokaido Shinkansen tra Tokyo ed Osaka, il ritardo medio del convoglio è stato circa di 24 secondi. Sì, avete capito bene. Sfatiamo però subito un mito. La velocità non è così vertiginosa come si pensa e come si dice. Sebbene siano in grado di raggiungere anche i 400 km orari e anche superarli, la loro velocità di crociera si aggira solitamente tra i 240 e i 320 km orari, ovviamente per motivi di sicurezza, e può variare in base alla tipologia del treno e alla tratta. Il nome di treno proiettile è entrato nell'immaginario popolare per via dello Shinkansen Serie 0, il primo storico treno a operare tra Tokyo e Osaka, caratterizzato da una forma appuntita che ricordava proprio quella di un proiettile. Cosa rende la linea Shinkansen diversa e per certi versi migliore rispetto a quelle del resto del mondo? La prima fondamentale differenza riguarda già la progettazione di questa linea, quindi il lavoro a monte. Siamo negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale che, come ben sapete, avevano lasciato il Giappone letteralmente in ginocchio. Per ripartire, il paese si aggrappò al progetto di una nuova e innovativa linea ferroviaria. Così, mentre il resto del mondo investiva nel trasporto aereo, ritenuto più vantaggioso, il Giappone concentrò le sue risorse per sviluppare ancora di più e ancora meglio il trasporto via terra, ideando una linea, la Shinkansen appunto, che avrebbe unito le principali città del paese con tempi mai visti prima. Per farlo hanno costruito una linea interamente dedicata allo scopo, caratterizzata da una larghezza dei binari più grandi rispetto alle linee locali e da poche curve e molto larghe. Gli Shinkansen infatti non aggirano gli ostacoli che trovano lungo il percorso, ma vanno dritti, sparati. Infatti ci sono un sacco di gallerie, ponti e sottopassaggi dove a essere sacrificato è sempre solo l'altro mezzo di percorrenza, il treno e il re. Così facendo, i treni di questa linea sono in grado di mantenere una velocità di crociera sempre costante e non risentono dei problemi e dei ritardi delle altre linee, dal momento che praticamente ne hanno una tutta per loro. Un convoglio speciale di color giallo, per questo rinominato Dr. Yellow, percorre invece la linea durante la notte, controllando lo stato di sicurezza dei binari. Grazie a questo sistema, in oltre 50 anni di storia, il conto degli incidenti fatali dello Shinkansen è ancora fermo a zero, così come quello dei feriti. E pensate, il ritardo medio annuo sulle tratte non si calcola nell'ordine dei minuti, ma dei secondi. In un calcolo che tiene conto anche dei disastri naturali che possono interrompere il servizio, quindi pensate un po'. Ma com'è l'esperienza a bordo di un treno proiettile? Una cosa che contraddistingue è la gentilezza del personale. I controllori, tutte le volte che entrano in uno scompartimento, si inchinano e quando escono si girano e si inchinano appunto per portare rispetto ai clienti. Quando il treno arriva in stazione in circa 7 minuti, tutti i sedili vengono girati, il treno viene completamente pulito, cambiato ogni poggiatesta ed è pronto appunto per ripartire.
Tutto questo servizio ha un costo probabilmente un po' più alto della media rispetto ad altre nazioni. Tra Tokyo e Osaka ci sono circa 550 km di treno e con il treno più veloce, che è un Nozomi, si impiegano circa 2 ore e 20. Il costo della corsa è di circa 15.000 yen, al momento 115 euro. Quindi Tokyo-Osaka andata e ritorno costa grosso modo 230-240 euro. Non è poco, però credetemi, il servizio è assolutamente eccezionale. Il treno è parte della vita di qualsiasi persona che vive in questo paese. C'è una cultura del treno differente, i treni sono molto più capillari, non solo gli Shinkansen, ma tutti i tipi di treni. Pensate che in una città come Tokyo c'è pochissimo traffico, io stesso non ho la macchina perché c'è una rete talmente capillare di treni che non è conveniente tenere la macchina se non usi la macchina tutti i giorni. Arigato! Grazie Tommy e di Tommaso in Giappone per questo prezioso contributo a questo video e noi ci diamo appuntamento al prossimo, sempre qui su Geopop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao!